Olá, pessoal do Vinhos e Prazeres. Estou chegando na vinícola Ferrari, que faz um dos melhores espumantes da Itália. E hoje fazendo uma entrevista com eles para mostrar o que tem a Ferrari. Tem uma ampla gama de espumantes diferentes, de vários níveis, obviamente de vários preços, e uma grapa também espetacular. Buongiorno, benvenuti. Ah, fai tu domande? No. Allora, buongiorno, benvenuti alle Cantine Ferrari, un benvenuto da parte mia, Marcello Lunelli, e da parte della terza generazione della nostra famiglia che porta avanti la tradizione, la cultura e la storia dell'azienda e di questo meraviglioso territorio che è il Trentino e la nostra DOC che è la Trento DOC. Ferrari è un'azienda storica, quest'anno abbiamo festeggiato i 120 anni dalla sua fondazione. Infatti il nostro fondatore Giulio Ferrari inizia la produzione nel 1902. Lui è nato nel 1879 e dopo aver frequentato la scuola agraria di San Michele all'Adige, come ho frequentato io e tutti gli enologi di Ferrari, va a studiare all'estero, va in Germania, a Geisenheim, poi a Montpellier e fa un anno di tirocinio in Champagne. Lui amava molto le bollicine e quando torna in Trentino, allora impero austro-ungarico, ha un'idea, un sogno, creare anche in Trentino delle bollicine di qualità, come aveva visto fare in Champagne. Si porta anche un'uva, una varietà che non conosceva, che è lo Chardonnay. Perché? Perché in Trentino si coltivava il Pinot Bianco, ma non certo lo Chardonnay. Quindi è la prima bollicina dell'inizio del secolo del Novecento prodotta con l'uva Chardonnay. Giulio Ferrari inizia subito con una produzione di qualità, vince l'esposizione, la medaglia d'oro all'esposizione di Parigi, all'Expo di Milano del 1906 e continua con una piccola produzione, proprio una produzione molto quasi fosse una cantina di gioielli. Nel 52 però lui è un po' stanco e decide di vendere questa azienda che produceva meno di 9.000 bottiglie all'anno. E nostro nonno Bruno, che aveva aperto un'enoteca a Trento, una bottiglieria si diceva una volta, crede nella qualità e nel futuro di questa cantina e quindi acquista, compra le Cantine Ferrari e dal 1952 inizia la storia della nostra famiglia, la famiglia Lunelli, in Cantine Ferrari. Il signor Giulio Ferrari rimane con noi ad insegnare l'arte di creare un'ottima bollicina col metodo classico e poi che diventerà Trento DOC fino alla sua morte nel 1965. E quindi abbiamo questo passaggio di consegne per valorizzare un territorio, il Trentino, che ha delle caratteristiche climatiche molto simili alla Champagne. Quindi grandi escursioni termiche tra il giorno e la notte durante la maturazione dell'uva. Questo fa sì che durante la vendemmia l'uva abbia un'acidità molto importante, elevata. Acidità che ci permette di produrre un vino base che poi potrà maturare sui lieviti nelle nostre cantine per tantissimi anni,
creando poi delle bollicine di estrema armonia, delicatezza, eleganza e soprattutto di grande longevità. Grazie. La produzione oggi? Adesso la produzione l'anno scorso sono stati quasi 7 milioni di bottiglie, tutte Trento DOC, per trasferire e incrementare la qualità dell'uva e poi delle nostre etichette. Abbiamo come famiglia la più grande azienda agricola privata del Trentino, si chiama Tenute Lunelli, dove in 9 masi, quindi in 9 luoghi molto importanti che riteniamo migliori per la qualità delle uve, produciamo le uve dedicate ai millesimati di Casa Ferrari. Uh-huh. E quindi i millesimati e le grandi riserve provengono dalle uve che coltiviamo noi. Le altre uve invece provengono da oltre 600 famiglie che da tanti anni seguiamo con i nostri agronomi e che, diciamo così, seguono le nostre indicazioni per ottenere un'uva di qualità, un'uva degna di diventare spumante Ferrari. Mm-hmm. Da molto tempo, da oltre 15 anni, abbiamo anche intrapreso una strada che rispetti maggiormente l'ambiente, la qualità dell'uva, la qualità anche di vita dei nostri viticoltori, e dal, diciamo, metà del 2015 la produzione ha iniziato ad essere organica, quindi biologica. Quindi quest'anno oltre il 70% delle uve che arrivano in cantine Ferrari sono o biologiche o in conversione o che seguono un protocollo biologico. Questo è un grande sforzo che noi vogliamo trasferire al territorio per preservare la fertilità del terreno, per aumentare la qualità e l'equilibrio vegeto produttivo delle nostre vigne, dell'uva, ma anche per migliorare la vita del contadino, perché nel protocollo biologico sono eliminati completamente l'utilizzo di erbicidi, di diserbanti, di pesticidi di origine chimica, soprattutto molto pericolosi. Quindi utilizziamo solo rame e zolfo e delle pratiche di sovescio e di, diciamo, semina di piante erbacee nel terreno per incrementare la fertilità del terreno senza l'utilizzo di concimi chimici. Quindi tutto ha come obiettivo di migliorare e di tornare alla natura, tornare a quello che forse erano le produzioni di inizio Novecento con il signor Giulio Ferrari, però con la modernità di tecniche nuove e anche con una maggiore qualità delle nostre etichette. Sì. Grazie. Il vino base è vino nero? Il vino base per noi è Chardonnay, perché Giulio Ferrari ha portato lo Chardonnay in Italia, è stato il primo a scoprire la qualità di questa varietà nei nostri territori. Quindi tutte le nostre etichette sono bianche, sono di Chardonnay, prodotte con uva Chardonnay, eccetto il Perle Nero, che è un Blanc de Noir, cioè un bianco da Pinot Nero. Poi ovviamente le etichette rosé, abbiamo dei millesimati riserve e dei non millesimati rosé, sono una cuvée, un assemblaggio tra un vino base di Pinot Nero e un vino base di Chardonnay. Noi siamo convinti che il matrimonio tra la forza e il corpo del Pinot Nero vadano molto bene con l'eleganza, l'armonia e la leggerezza dello Chardonnay. E quindi abbiamo questo felice matrimonio tra lo Chardonnay e il Pinot Nero. Una parola in italiano per pupitre? Allora, pupitre non c'è una parola in italiano, noi l'abbiamo tradotto in cavalletto, è un particolare cavalletto dedicato a questa operazione molto importante che ci permette di muovere il sedimento dalla pancia della bottiglia fino al collo della bottiglia e preparare quindi la bottiglia stessa per la successiva operazione che è il degosmato.
chiamato in italiano sboccatura, cioè l'eliminazione e la separazione tra il sedimento e quindi i lieviti che hanno creato lo spumante e lo spumante stesso, per poi arrivare alla fine del processo, che è l'aggiunta della liqueur d'espédition e poi la tappatura definitiva con appunto il tappo di sughero. Qui in Ferrari il remouage è ancora presente in maniera manuale e poi ci sono alcune produzioni che utilizzano delle particolari macchinari. Questo non influisce sulla qualità del prodotto, ma ha aumentato moltissimo la qualità di vita e di lavoro dei nostri collaboratori, perché i nostri collaboratori guardano, controllano, supervisionano, ma non hanno un lavoro manuale che è molto, molto particolare e in certi casi anche pericoloso. Qui siamo nella cantina di vinificazione. Sopra arrivano le uve, decidiamo la data di vendemmia attraverso le analisi, zuccheri, acidità e pH, e quindi sappiamo esattamente la qualità del momento giusto al quale vendemmiare queste uve. Partire dall'uva significa anche capire da dove provengono e quindi tentiamo di separare le diverse provenienze, le colline, alte colline, quindi uve di altissima qualità, le medie colline, le esposizioni diverse, perché ogni vigneto ha la sua caratteristica, ha il suo futuro poi della qualità del vigneto. E quindi la pressatura ci permette anche di ottenere qualità diverse, cioè il nostro fiore, la prima e la seconda pressatura. E poi in cantina teniamo tutto separato, vinifichiamo tutto in maniera separata, in modo che a fine anno, novembre, dicembre, abbiamo tante qualità diverse di vino e iniziamo a creare la cuvée. La cuvée è l'assemblaggio, è il mettere insieme vini diversi con caratteristiche diverse, per cercare di fare e di creare una qualità che anno dopo anno sia uguale e che dia sicurezza poi al consumatore. E quindi il grande investimento è qualità dell'uva, territorio, quindi Trentino, e poi anche il lavoro in cantina. Create le cuvée, questi diciamo assemblaggi di vini molto numerosi e anche diversi, a marzo inizia l'imbottigliamento, cioè il tirage, quello che crea poi le bollicine, l'aggiunta al vino base di lievito e di zucchero che finiranno in bottiglia e che vedremo in un'altra parte della cantina europea, dove abbiamo raccolto le macchine che utilizzava il signor Giulio Ferrari, ma che hanno utilizzato anche mio padre e gli zii, per creare la storia delle nostre cantine. Qui vedete delle bottiglie del 1966, quando c'è stata l'alluvione a Trento e a Firenze, questo evento molto, molto importante, anche diciamo che ha creato parecchi problemi alle campagne. Qui ci sono delle fotografie di com'erano le cantine Ferrari all'epoca del signor Giulio Ferrari, molto piccole, piccola produzione in botti di rovere, di Slavonia, e non in acciaio inossidabile come adesso. E qui la sboccatura veniva fatta a mano, ogni macchina aveva un collaboratore e la produzione era sicuramente di qualità, ma con possibilità anche di alcuni errori, ciò che le macchine adesso aiutano a incrementare moltissimo la qualità del prodotto finale. Questa è una macchina che vedete lucida, perché è costruita in argento massiccio. Perché? Questa è una dosatrice della liqueur d'espédition. La liqueur è questa miscela di vini invecchiati, di zucchero e di solforosa che aiuta a conservare il vino in bottiglia. Ma come sappiamo la solforosa
attacca il ferro e il ferro ossida il vino. Quindi prima dell'utilizzo dell'acciaio inossidabile, il signor Giulio Ferrari si fece costruire in Francia questa dosatrice in argento massiccio, proprio per mantenere sempre quella grande attenzione alla qualità in ogni singolo passaggio, in ogni singolo dettaglio. E qui vediamo che ci sono le altre, diciamo, gli altri macchinari per tappare, per mettere l'etichetta, per mettere la gabbietta, insomma, una produzione molto molto artigianale. Ed ecco qui il metodo classico della rifermentazione in bottiglia. Perché? Perché abbiamo il vino base al quale viene aggiunto il lievito e lo zucchero. La bottiglia viene chiusa con il tappo corona, a questo punto il lievito rifermenta e in questa fase cosa produce? Della CO2 che non può uscire, quindi si scioglie nel vino creando il perlage. Poi il lievito muore di fame perché ha finito lo zucchero e queste sono membrane cellulari che si stanno disgregando. E nel disgregarsi cedono delle sostanze che trasformano un vino base buono, profumato, ma abbastanza semplice, in un capolavoro. Perché dopo la seconda fermentazione il vino si arricchisce di oltre 2000 differenti sostanze che nel corso degli anni si riarrangiano, si mettono insieme per creare il bouquet, per creare quella qualità che sentiamo poi nel bicchiere. E quindi la varietà, la qualità del vino e i tempi di maturazione sui lieviti creano le nostre 15 etichette, che sono ognuna diversa, ognuna ha una sua storia e anche un obiettivo per il consumatore finale. C'è il Ferrari d'aperitivo, il Ferrari da abbinare a del pesce saporito, ai salumi, alla pizza, a tutto quello che è possibile pensare di consumare una bottiglia di Ferrari Trento DOC anche con il cibo. Da un Brut che rimane qui da noi in cantina per circa 3 anni, ad un Giulio Ferrari collezione che rimane da noi più di 18 anni. E quindi abbiamo veramente una grandissima varietà di profumi, di aromi, di sapori, perché in questi due, diciamo, estremi all'interno ci sono tutte le nostre etichette per un consumo diverso ed anche per un prezzo diverso, perché è importante anche il prezzo e la spesa che il consumatore può fare nelle diverse occasioni di consumo che vuole avere. Quel tesoro, una parte di tesoro, perché le bottiglie che vediamo qui fanno parte della collezione privata della nostra famiglia. Sono tutte le bottiglie di Giulio Ferrari dall'annata, dalla prima annata 1972 fino ai giorni nostri, e sono tutte bottiglie ancora sui lieviti, ancora col tappo corona. E quindi è una, diciamo, una biblioteca del tempo degli ultimi 40 anni di, appunto, lo Chardonnay in Trentino. Adesso stiamo mettendo e proponendo sul mercato le bottiglie non solo di Giulio Ferrari che chiamiamo di sboccatura recente, quello che in Francia è l'Ardèche. Quindi bottiglie che sono state sboccate molti anni dopo la vendemmia e che vogliono trasferire un gusto e una conoscenza diversa al nostro consumatore per creare una cultura anche del vino maturo, del vino, diciamo così, longevo, oltre ai soliti 4-5 anni delle etichette che ci sono sul mercato. Sui lieviti, e quando abbiamo deciso che lo spumante è pronto per essere immesso sul mercato, dobbiamo togliere il sedimento. Ed ecco che c'è la fase dell'operazione del remouage.
Le bottiglie vengono messe su questi cavalletti, chiamate pupitre, in posizione orizzontale. Questa è un'animazione perché la bottiglia rimane sempre nello stesso forum. Tutti i giorni i nostri collaboratori prendono la bottiglia, la scuotono, la girano e la inclinano, di modo che in 2 mesi il sedimento arriva nel collo della bottiglia. A questo punto la bottiglia è pronta per la fase successiva, che è la fase di dégossement o di sboccatura, cioè la separazione del sedimento rispetto allo spumante che c'è al suo interno. Per controllare se la seconda fermentazione è avvenuta, noi applichiamo alle bottiglie un manometro che si chiama afrometro e che ci indica la pressione interna. E quindi sappiamo se il lievito all'interno della bottiglia ha lavorato oppure no. In questo caso ha lavorato molto bene, siamo a 13 gradi a circa 6 atmosfere e quindi va benissimo, nel senso che è stato fatto un buon lavoro. Adesso, al termine del remouage, si va nella fase successiva, che è la sboccatura. Come abbiamo detto, queste sono delle macchine che aiutano e eseguono il remouage non più a mano ma in maniera meccanica. Il risultato è lo stesso, si impiega più tempo, ma soprattutto, ripeto, la qualità del lavoro dei nostri collaboratori è migliorata moltissimo e abbiamo anche potuto contenere i costi aumentando la produzione. Quindi un vantaggio su tutti i fronti, anche a vantaggio del consumatore, perché abbiamo cercato di contenere molto il costo della bottiglia finale, anche con l'aiuto di queste macchine che ruotano e inclinano attraverso l'utilizzo di computer ogni cassone che contiene 500 bottiglie. E quindi si risparmia molto. Questa trasferisce le bottiglie da un cassone tradizionale in questi cassoni da giro pallet e mette le bottiglie tutte nello stesso senso. Una volta questa operazione veniva eseguita manualmente, adesso con l'aiuto di queste macchine ulteriormente la vita e il lavoro dei nostri collaboratori è migliorato tantissimo, senza avere influenze negative sulla qualità. Anzi, diciamo che la qualità è sempre al massimo livello. In questa sala le bottiglie vengono immerse in una soluzione congelante e in pochi minuti il collo della bottiglia si ghiaccia. Così si può girare la bottiglia, il sedimento è nel collo, nel ghiaccio, un cavatappi automatico toglie il tappo corona e la pressione interna separa lo spumante limpido dal sedimento. A questo punto viene aggiunta la liqueur d'espédition, che è la firma su un quadro, il segreto che ogni azienda ha nella produzione di spumante metodo classico, e poi la bottiglia viene tappata con un tappo di sughero, la gabbietta viene vestita e, cosa importante, da oltre 30 anni ogni bottiglia ha sulla retroetichetta l'anno di sboccatura, in modo che chi compra una bottiglia di Ferrari sa esattamente cosa sta bevendo. Questo è molto molto importante per noi ed è una garanzia per il consumatore, perché ha in tempo reale le indicazioni di cosa sta acquistando. Questo è il congelatore. Quello è il congelatore, dopo ci sono le diverse fasi, anche qui tutto automatico, questa è una linea di mani, quindi è semi-automatica, che però ha l'obiettivo di migliorare sempre la qualità del lavoro. Assolutamente. La
encapsulatrice mette la capsula e poi abbiamo l'etichettatrice che mette l'etichetta. Altre marche ho visto le bottiglie di cartone e il mio prodotto che arriva la casa vacanze, è un piccolo borgo toscano con gli viale dei cipressi dove si può anche trascorrere un periodo di vacanza. Questa è la prima azienda totalmente biologica del nostro gruppo nel 2012 in Toscana, Colline Pisane. Qui invece siamo in Umbria, l'altra nostra azienda, sullo sfondo c'è Assisi, dove è stata costruita questa cantina scultura progettata dal maestro Naldo Pomodoro. Naldo Pomodoro è quello scultore che, le cui opere sono di fronte al grattacielo delle Nazioni Unite a New York, dove ci sono sue opere nei giardini del Vaticano, e in giro per il mondo lui ha creato queste opere in bronzo, e anche la nostra scultura all'entrata è del maestro Pomodoro. E qui ha voluto creare questa cantina scultura, l'unica scultura al mondo nel quale si lavora e si vive, ed è un guscio di tartaruga che ricorda nella mente del maestro Pomodoro la lentezza che serve per produrre una bottiglia di Sagrantino, un buon vino. Se poi si parla di Sagrantino, Sagrantino è una varietà solo italiana, è una varietà molto tannica, forse la più tannica al mondo, e quindi ha bisogno di tanto tempo per essere poi degustata e bevuta in tranquillità. Ed ecco quindi che abbiamo creato da zero questa azienda, che è in uno dei 5 comuni della DOCG Montefalco. Dall'anno scorso siamo l'indice ufficiale dei Gran Premi di Formula 1, e quindi è stata una grandissima iniziativa, anche investimento per incrementare la conoscenza del brand Ferrari. Ha creato in occasione dei 100 anni delle cantine Ferrari, soprattutto centenario, ed vorrebbe significare nella sua idea una bottiglia che si stampa. E la bottiglia, una volta stampata, esce lo sfumante, questa spirale stirata con le fontane, e la sua idea era l'apertura di una bottiglia di Ferrari. Olá pessoal do Vinhos e Prazeres, nós fizemos esse vídeo com a Ferrari, que acredito que seja a maior fábrica de espumante, exclusivamente de espumante da Itália, que fica no Trento, e talvez uma das melhores também, e achei muito interessante porque ele, para quem quer aprender um pouco sobre espumante, método de fazer espumante pelo método clássico, eu acho que é um vídeo interessante. E vamos ter mais um segundo, que eles têm uma casa antiga lá na região também, e com afrescos na entrada, com quadros, e é uma casa espetacular, que é um tipo de um museu da região aí. Então, quem gostou do vídeo, curta e clique no seguir a gente, que qualquer vídeo que a gente publicar, você é informado disso aí. Muito obrigado, até logo.